Come sembra mezzanotte e lasciamo un po' di porta aperta. Per entrare con noi in questo pezzo dovete chiudere gli occhi e immaginare di fare un viaggio. Dai. Un viaggio che vi porterà in un luogo magico, un luogo di cui voi potete scegliere forma, colore, posizione e quello che volete. Ma c'è soltanto una regola. La parola differenza non esiste. La parola gay non esiste. La parola lesbica non esiste. Trans, pansessuale, quello che cazzo vi pare, non esiste. La parola nero non esiste. La parola bianco non esiste. La parola giallo non esiste. Non esiste provenienza di razza, di religione e di genere. Ma siamo tutti quanti, come in questo momento, stretti e uniti dal solo fatto di essere umani. Perché oggi, in questo mondo del cazzo, fatemelo dire, che fomenta odio, razzismo e discriminazione, noi dobbiamo avere uno sguardo al futuro. This song at the end, come si scrive le parole? Vabbè, me lo ricordo a 20 canzoni, dai 20, 21 canzoni. At the end of the show, because of the title is close to the top, so we want to leave you when we are close to the top, but the truth is that we want to play the last song because it's motherfucking rock and roll. C'hai solo 21 anni, brava Vic! Auguri Vic! Thank you.
piace nemmeno quando canto. E a suon di 20 centesimi e 50 centesimi siamo riusciti ad arrivare a una buona cifra e abbiamo pagato master e mix della canzone. Poi abbiamo preso un appartamento, una trentina di comparse, non uno, bensì due culi e un cavallo. E ne è uscito un videoclip di un'eleganza, ragazzi, una cosa che non si era mai vista. Dai, non c'è manco bisogno di presentarla. Vai, maestro! Oh, state zitti! Perché è il primo inedito che abbiamo a band. Potrebbe essere il primo inedito, porta con sé anche una storia un po' particolare. Una storia che ha a che fare con la nostra formazione, perché non avevamo i mezzi per creare un pezzo, non sapevamo nemmeno a chi rivolgerci, non sapevamo nemmeno che i pezzi si mixassero, si masterizzassero, non sapevamo un cazzo. Però una cosa non sapevamo: registrare costa, facile. Quindi siamo andati a via del corso, abbiamo cominciato a suonare le strade. Sembrava una cazzata, però a parte che è stata una palestra per noi incredibile, è stato un allenamento incredibile e ci siamo migliorati in maniera esponenziale suonando per strada, ma al di là di quello siamo riusciti a mettere da parte due soldi che ci hanno permesso poi di registrare, pensare e masterizzare il pezzo. Dopo aver fatto tutta questa idea, siccome noi non ci accontentiamo mai, abbiamo voluto fare anche il video. E il video è molto interessante perché si vede che è fatto in casa, certo. Però è fatto in casa bene, con le bambine, cioè, non lo bene. E quei pochi mezzi che avevamo siamo riusciti a tirare su la trentina delle pazze. E che già un po'. Abbiamo trovato un appartamento, certo, ma io non ho detto dove sto. Però vabbè, è sofferto. Poi una signora che c'aveva un maneggio, non so per quale motivo, io ancora oggi, dopo 2 anni e mezzo nello stantiere, ma c'è tirato un cammino bianco, grosso. Poi sono andato a dire il campo di altre persone, ci hanno messo lo stesso maneggio. Questo è molto divertente. E poi per condire, cioè proprio per filo d'olio a crudo, ci abbiamo messo un paio di lui belli. Che vedo che fa un videoclip, non serve a nient'altro, no? Vieni qui, dai la mano qui, vediamo. So queste sono belle, eh? Grazie. Now you're fucking up, but you're feeding me just like a...